Sì, vogliamo fare bene in questo campionato. In questo campionato di Serie D, se sarà Serie D, anche se guardiamo ancora con qualche piccola speranza a un eventuale ripescaggio. Voglio dire, non voglio illudere nessuno, però noi ancora, fino a quando non sarà detta la parola fine a questa telenovela, ci possiamo sperare, perché sperare non costa nulla. Voglio dire però che abbiamo continuato a lavorare allestendo una squadra che sicuramente farà bene nel prossimo campionato di Serie D e che con qualche altro nuovo innesto che arriverà a giorni possa essere competitiva e fare bene come l'anno scorso. Noi volevo dire che a questa Lega Pro noi ci crediamo, ci vogliamo andare, vogliamo realizzare questo sogno, però se quest'anno non sarà possibile tramite il ripescaggio vogliamo essere pronti sia come squadra, come società, ma soprattutto con l'impiantistica legata allo stadio e a quello che è connesso e connesso. Noi vogliamo, già abbiamo avuto oggi la certezza matematica che l'Enel ci farà l'impianto di illuminazione, il commissario Giammanco ci ha garantito che gli altri lavori verranno realizzati, quindi noi stiamo provvedendo a nostre spese alla realizzazione del Manderboso. Vogliamo essere pronti in tutto, perché questa volta non ce la, se dovessimo arrivare come l'anno scorso ai playoff, addirittura a vincere il campionato, non vogliamo farci trovare impreparati. Prendo un messaggio ai tifosi che ci seguono dagli Stati Uniti, dall'Europa, dal resto dell'Italia. Il messaggio è quello di non farci mancare mai il loro calore, perché essere seguiti da tifosi che non sono in Italia ma sono all'estero per noi è motivo di orgoglio ed è motivo sprono per poter fare meglio e per poter fare ancora bene. Grandissima stagione da Alessandria, ci hanno detto quest'anno da gennaio a maggio, ti ripeterei anche quest'anno da Agrigento? Spero proprio di sì, le aspettative sono queste, ma soprattutto essere utile alla causa, questo è il mio obiettivo primario. Ma qual è il tuo segreto? A 39 anni corri come un ragazzino. Beh, intanto bisogna ringraziare lui dall'alto che ci dà la possibilità di star bene fisicamente, poi la testa, la voglia di allenarsi, la voglia di stare in mezzo ai giovani, di dare il tuo contributo in campo, non solo il tuo personale ma anche facendo crescere gli altri e dando una mano anche per quello che è la tua esperienza così lunga. Quindi questa, la voglia di insegnare calcio, di fare ancora calcio in una certa maniera, con persone serie, quindi spero, l'ambiente e i presupposti ci sono tutti, spero di potermi, come dicevi tu, ripetere e far bene per questa società. Davide, un saluto ai tifosi che ci seguono attraverso il sito ufficiale, ovviamente da Stati Uniti, Australia, lo vedrai nel corso della stagione, ecco, un saluto. Un saluto a tutti i tifosi dell'Akragas, spero che quest'anno riusciremo tutti quanti insieme a regalarvi quello che meritate, cioè una Lega Pro unica, una promozione e un campionato bello e divertente per darvi grandi soddisfazioni. Grazie.